Buonasera e benvenuti dal Longarina per la prima giornata della Serie B di Lega Calcio a 8. A contendersi i 3 punti la Divano Kiev in divisa giallo-nera e Ad Maiora in divisa completamente bianca. Tutto pronto per il calcio di inizio. Eccolo il fischio del direttore di gara. Primo possesso giallo-nero. Direttamente in profondità vuole trovare impreparato il portiere in maglia numero 12, arancione, degli Ad Maiora. Non riesce comunque ad inquadrare lo specchio della porta. Ora il portiere che riparte corto. Passaggio orizzontale. Giro palla sulla linea dell'area di rigore, rischiano qualcosa qui i giocatori dell'Ad Maiora, infatti recuperano bene palla i gialloneri. Mettono ordine al cerchio del centrocampo, buono scambio tra i due, ora si apre sulla sinistra, va dalla distanza, deviazione del difensore a ribattere la conclusione dell'avversario. Bene qui lo scavetto per liberare un uomo. Il lancio in profondità, esce tranquillamente il portiere. Ricomincia l'Ad Maiora. Passaggio al centro. Con l'esterno non trova il compagno, recupera il 10 in maglia gialla, si inserisce in mezzo a due, la mette al centro. Con i piedi respinge in out. Battuta ora la rimessa, la mette giù con la suola, ne salta uno, non salta il secondo, sarà nuovamente rimessa laterale in zona offensiva per la Divano Kiev. Sfera che finisce fuori, cicca il tiro, la gira al volo col sinistro, blocca con le mani il portiere. Riparte la Ad Maiora. Incursione al centro del campo, non trova però il doppio dribbling. Ci pensa dalla distanza, non arriva però. Tentativo. Ad Maiora dalla distanza, con le mani in calcio d'angolo. Scusa. Calcio d'angolo battuto in maniera molto tesa. Non ci può arrivare nessun giocatore in maglia bianca. Si ripartirà con una rimessa dal fondo nei pressi della panchina proprio della Divano Kiev. Batte con le mani dietro. Ricomincia a mettere per un secondo in difficoltà. Comunque la Divano Kiev riesce a mantenere il possesso. Rientra al cerchio del centrocampo, scarica sul compagno, cerca l'appoggio. Con le mani blocca il portiere che può ripartire. Passaggio filtrante al centro. Con il mancino alza la sfera. Pensa uno scavetto al centro. Colpo di testa a liberare l'area di rigore. Scusa, scusa, le liste? Rimessa laterale, battuta immediatamente per l'Ad Maiora. Sono passati 4 minuti nel corso di questo primo tempo. Risultato ancora bloccato sullo 0-0.
manca il controllo, comunque sia non esce la palla dal terreno di gioco, può controllarla. Ora chiede ai suoi di farsi incontro. Ecco, il lancio in profondità con il petto, riesce a controllare. Calcio di punizione. Posiziona la sfera, eccolo il fischio del direttore di gara, va direttamente in porta. Il rimpallo favorisce il 27 in maglia bianca che però non riesce a controllare perfettamente la sfera, può ripartire la Divano Kiev, salta l'avversario, si presenta davanti alla porta, la scarica per il compagno e arriva il gol del vantaggio, la Divano Kiev si è portata in vantaggio sul 1-0. Si riparte dunque sul risultato di 1-0, ha sbloccato la partita il numero 10, maglia gialla. Dopo un buon inserimento con tanto di dribbling sull'ultimo difensore del numero 7, poi l'appoggio sul compagno ha permesso di colpire a porta vuota. Ora in pressing la Divano Kiev galvanizzata dal vantaggio appena trovato. Conquista questa rimessa laterale, battuta ora al centro. Lo stop con la coscia. Con la punta, il filtrante esce tranquillamente il portiere ed evita anche la rimessa dal fondo per battere corto. Ora verso il 27. Passaggi molto stretti per l'Ad Maiora che rischia qualcosa. La sfera non esce dopo il rimpallo. Ecco l'ora che protegge la rimessa laterale. Lo stesso numero 27 che ha battuto ora con le mani. Al centro mette ordine bene qui il dribbling sull'avversario. Ad Maiora ancora in possesso di palla. Non trovano varchi i giocatori in maglia bianca. Ora con l'esterno in profondità esce il difensore. Il rimpallo favorisce per un momento il 27 in maglia bianca. Ma sfera che poi si consegna tra i piedi del numero 5 che ci prova dalla distanza. Nessun problema per il portiere. Nell'Ad Maiora che rilancia direttamente lungo, non ci può arrivare il 6, sfera che si perde sul fondo. Battuto corto, eccolo il passaggio in verticale. Lotta al centro del campo. Sfera che si impenna. Sfera consegnata al numero 5. Ancora il passaggio in profondità. Recuperano i giocatori in maglia gialla. La Divano Kiev può rendersi nuovamente pericolosa. Ecco il filtrante in profondità. Rimpallo favorisce ancora il numero 8 in maglia gialla, ma la sfera esce completamente dal rettangolo di gioco. Dunque rimessa laterale. Riparte con il calcio di punizione, battuto lungo il colpo di testa del difensore. Possesso però rimane dei giocatori in maglia bianca, sull'out protegge la sfera, cerca un rimpallo e conquista anche il calcio d'angolo. Va dalla bandierina, traiettoria ad uscire, colpo di testa con leggera deviazione del difensore. Battuta ora questa rimessa laterale, palleggio, profondità,
Esce Mattallini. Mattallini che incomincia sulla sinistra il gioco al centro servito Tassinari. Numero 11 va in profondità, manca la conclusione al volo Bellei. Battuta questa rimessa laterale. Scambiano i giocatori in maglia bianca. Sorgi ricomincia da dietro. Ci sarebbe Lupidi. Si fa vedere incontro Fanfoni. Eccolo servito, manca il controllo. Recupera bene Tassinari. Spazza in fallo laterale il numero 3, Romagnoli. Rimessa in profondità. Bellei. Fuori. Controlla Simonetti. Si appoggia ancora da Bellei che va con l'esterno al centro. Arriva Simonetti. Non riesce a trovare lo specchio della porta. Romagnoli ricomincia da dietro. Ecco servito Lupidi. Con il destro in profondità Lupidi cerca il compagno e chiude bene Secchi. Tassinari. Ancora Secchi. Si appoggia sulla sinistra. Si fa vedere Simonetti. Eccolo servire al centro del campo. Avanza Simonetti. Non passa il pallone. Supera però un altro avversario. Si presenta tu per tu col portiere. Manca l'appuntamento con il gol del 2-0. Stefani dietro per Lupidi, si fa vedere Fanfoni. Stefani. Romagnoli. Chiede il passaggio in profondità a Moretti. Rimessa laterale secondo il direttore di gara e dei giocatori in maglia bianca. Che ora avanzano, si va a vedere Moretti in profondità. Fuori verso Fanfoni. Conclusione molto alta del 5. Simonetti. Al centro per Tassinari. Resiste alla carica di Fanfoni. Tassinari salta anche un altro avversario. La scarica fuori per il compagno. Parata del numero 12 Tortolano. Simonetti sulla destra. Scabardi. Rientra sul mancino. Chiede l'inserimento a Tassinari. In profondità Binaglia. C'è Moretti. Scabardi con le mani. Tassinari la mette giù, ci prova col mancino, fuori di molto. Si riprenderà con Tortolano che batte corto e mette in difficoltà Stefani. Lupidi con l'esterno al centro, rischia qualcosa, ma la sfera comunque giunge a Binaglia che è pressato molto alto da Santi Lorenzo. Calcio di punizione conquistato da Binaglia. Stefani va corto. Con l'esterno in avanti Moretti si fa vedere e riceve. Binaglia poi chiede l'inserimento al compagno. Esige un po' troppo il numero 6. Cesari rientra al centro del campo. Moretti conquista palla, supera un avversario. Moretti può prendersi il fondo, la mette al centro. Esce, blocca la sfera Mattalini.
passaggio in profondità. Colpo di testa, ma regalano qui il calcio d'angolo alla Divano Kiev. Dalla bandierina Bellei salgono le torri, il tocco forse con il braccio, forse con il petto, lascia correre il direttore di gara, poi arriva dalla distanza la conclusione del numero 11 e dunque risultato che si porta sul 2-0. Binaglia cerca di rendersi subito pericolosa Lad Majora. Avanza di qualche metro conquistando una rimessa laterale sull'out di destra al limite dell'area di rigore, più o meno l'altezza di questa battuta. Ora Binaglia non trova il dribbling su Simonetti. Nuovamente rimessa laterale. Romagnoli batte verso l'area di rigore avversaria, deviazione del difensore, sarà calcio d'angolo per Lad Majora. Batte corto questo calcio d'angolo, la finta, va col mancino, deviazione, Simonetti non trova il passaggio in profondità. Sfera comunque che arriva tra i piedi del numero 4, Santi. Bellei, eccolo servito. Tassinari sulla sinistra si inserisce, lì 1-2, ancora verso Tassinari. Binaglia. Torquati anticipato, ci prova dalla distanza, deviazione di Romagnoli. Scabbardi per un momento. Cesari. Scabbardi cerca ancora Cesari. Deviazione di Lupidi. Cesari con le mani al centro, Simonetti la stoppa con il mancino, con il tacco poi cerca Scabbardi, ancora Simonetti steso al limite dell'area di rigore, sarà calcio di punizione. Ne dispone 3 in barriera Tortolano. Simonetti sul punto di battuta. Parte col mancino, però è un passaggio corto per il compagno al centro. Poi non trova la deviazione vincente. Scabbardi non ha trovato un compagno al centro dell'area di rigore. Ora servito Simonetti. Alza lo scavetto in profondità per Bellei. Romagnoli in anticipo, Scabbardi ancora. Bellei, Simonetti in mezzo a tre avversari. Prova dalla distanza col mancino, sfiora il palo. Tortolano ricomincia corto da Romagnoli. Torquati. Stefani. Si va a vedere Cerini messo un po' in difficoltà. Stefani, Torquati. In verticale. Eccolo servito Torquati che cerca il filtrante. Ribattuta. Lei a raccogliere questo pallone. Non ci riesce. La sfera che si perde in fallo laterale, esce completamente dal rettangolo di gioco, dunque con le mani riparte Lad Majora. Torquati ora preferisce ricominciare da Cerini. Stefani
Stefani, corto ancora da Torquati, che con il mancino chiede l'inserimento a Binaglia. In anticipo chiude la difesa. Eccolo, ora tassi in aria al centro del campo come al solito, in profondità per Bellè, con la testa non trova lo stop. Binaglia per un momento, Tassinari recupera il pallone, manca l'intervento d'esperienza qui Stefani che lascia correre la sfera andando a proteggere questa rimessa laterale. Romagnoli. Cesari. Stefani. Verticale, appoggio e si ritorna ancora da Romagnoli. Torquati al centro, non ci può arrivare. Recupera la Divano Kiev. Tortolano con le mani verso Bove. In profondità manca l'intervento il difensore Binali in agguato. Bove ancora al volo, non riesce a trovare Sorgi. Rimessa laterale per la Ad Maiora. Romagnoli con le mani verso Torquati che manca il controllo. Scabbardi avanza, alza la testa, salta un avversario, ne salta anche un altro. Si scarica su Simonetti, ancora Scabbardi la mette al centro. Non ci può arrivare Bellei, esce Tortolano che ricomincia da Torquati, pressato molto alto dalla difesa della Divano Kiev. Ricordiamo il vantaggio di due reti dei giocatori in maglia gialla. Cesari con il destro in profondità. Inserimento per la girata al volo, colpisce però il portiere, non è riuscito a trovare l'impatto con il pallone. Secchi, bello il suo tentativo, purtroppo ha colpito Tortolano, dunque sarà chiaramente calcio di punizione in favore del giocatore in maglia bianca. Torquati con il mancino in verticale, la tocca per un momento. Scabbardi, cambio di gioco verso Simonetti che tenta un dribbling ma conquista un calcio di punizione. Prende la rincorsa, va con il mancino, è un cross al centro, arriva il colpo di testa, non ci può arrivare Secchi, dunque. Colpo con il petto per metterla giù, Bove, Cesari, si appoggia ancora su Romagnoli, i due centrali difensivi, all'occorrenza scala anche Stefani, eccolo ora infatti il numero 32 a raccogliere il pallone, ricomincia la Tortolano, ancora Stefani a prendersi il possesso per impostare, Binaglia riceve una finta, salta un avversario, va dalla distanza direttamente col mancino. Con le mani in profondità, Bellei, stop, si gira, ha una prateria davanti a sé, non ha opposizioni, pensa alla conclusione che arriva ora, respinge con le mani nei pressing. Simonetti, contrasto, Bove con il piattone, Simonetti con il tacco rientra, ostruzione, calcio di punizione.
prende una lunghissima rincorsa Santi. La distanza infatti è ragguardevole, va Santi, è un cross al centro, esce Tortolano che blocca anche la palla. Ricomincia da Bove, pressato da due avversari, Bove non riesce ad uscire, c'è ancora Santi al cerchio del centrocampo, salta un avversario, si appoggia ora sulla destra. Moretti la mette al centro con il piede, respinge Santi, manca il controllo con la suola. Binaglia, buon dribbling, riparte l'Ad Maiora, 1 contro 4, ci prova dalla distanza, traversa incredibile di Binaglia. Simonetti va al centro da Scabardi, spalla la porta, cerca un dribbling, Scabardi non vince il secondo contrasto ma commette fallo. Binaglia, colpito da una traversa incredibile, messo giù. Stefani va in profondità da Binaglia. Scabardi, il cambio di gioco. Duplice fischio, si va a riposo sul risultato di 2-0 in favore della Divano Kiev.